Vieni qui, Odisseo glorioso, grande vanto degli Achei. Ferma la nave, se vuoi ascoltare la nostra voce. Nessuno mai è passato di qui, con la nave, senza prima udire, dalle nostre bocche, la voce del dolce suono. Ma poi se ne va, con viva gioia, e conosce più cose. Io, Circe, anche un dio te lo farà ricordare. Ma io non ti dico tutto, indicandoti fino alla fine ogni cosa. Non ti dico quale delle due strade sia quella giusta per te. Tu, da te stesso, decidi, nell'anima tua. L'attuale Ventotene, già Pandoteira per i Greci e Pandataria per i Romani, è un'isola di origine vulcanica nel cuore del Mar Tirreno, sita ai confini del Golfo di Gaeta e quello di Napoli. La storia di Ventotene è una storia di isolamento e di confino di personaggi illustri nel corso dei secoli. Infatti gli imperatori romani avevano intuito che quel piccolo scoglio a poche miglia da Roma poteva essere una fortezza ideale dove confinare i loro personaggi scomodi. Spettò a Giulia il triste destino di inaugurare la serie di ospiti illustri dell'arcipelago Pontino. Sappiamo che nel 2 a.C. la figlia di Augusto fu relegata a Ventotene per violazione della Lex Iulia sulla moralizzazione pubblica, emanata da Augusto nel 18 a.C. Abbiamo incontrato Gianmarco, che è la persona che ci racconterà l'isola delle sirene. Qua fu esiliata la prima donna del mondo, la principessa Giulia, l'unica erede di sangue imperiale, l'unica figlia del primo imperatore di Roma, Ottaviano Augusto. Immaginate, Giulia guardava lo stesso panorama che vedete voi oggi, vedete le sconciglie, che da qua sembra quasi un gigante che guarda il cielo, guardate. Fu esiliata qua sotto un complotto ordito da un'altra donna del suo calibro, una certa Livia Drusilla, la matrigna, no? E questa qua, prima da sposare Ottaviano Augusto, aveva già un figlio di nome Tiberio. Successivamente, nel 29 d.C., l'imperatore Tiberio esiliò la nipote Agrippina e più tardi l'imperatore Nerone esiliò sua moglie Ottavia. Aveva appena divorziato da lei, con il pretesto che non gli aveva fatto avere figli. Agrippina Maggiore morì sull'isola di fame, probabilmente per l'ordine dell'imperatore Tiberio stesso, nel 33 d.C. Quest'isola fu scelta dal primo imperatore di Roma, Ottaviano Augusto, come dimora privata. Immaginate, qua veniva a fare proprio le ferie da agosto. Quando Roma divenne una potenza importante ed iniziò a controllare e esercitare influenza sulla maggior parte dei territori italiani, sorse l'esigenza di collegare la città a ciascuna provincia. I romani divennero così abilissimi costruttori. Cos'è la caratteristica particolare di questo posto? E guarda, ma ci sta in mezzo, questo qua sta in un porto che ha 2000 anni, è un'opera colossale, interamente scavato in una montagna. Il porto è il risultato di un'escavazione artificiale, ben 60.000 metri cubi asportati, del banco tufaceo che degradava a mare. Ne è venuto fuori un bacino profondo di media 3 metri, completamente circondato e quindi protetto dalla roccia. Guardate qua, questa qua, questa vasca qua, vedete che c'è una specie di piscina qua dentro. Questa piscina altro non è un allevamento dei pesci di 2000 anni fa, cioè una condotta d'acqua dolce veniva giù dal monte, i pesci entravano dentro ed erano separati per vasche, quindi questi qua pure col mare forza 9. Non ce ne perdeva nessuno, eppure distinti. Guarda qua, vedete dove stanno invece i gabbiani qua? Sì, giusto, sì. Quei piccoli crateri altro non sono che una fabbrica di sale di 2000 anni fa. Serviva per conservazione di tutto. Era la conservazione. Il garum dei romani senza il sale non poteva assolutamente. E quasi tutto c'era pure il garum certo. Di Pandataria era certo. Strepitoso. Di fronte si allunga il Pozzillo, costruito per lo sfiato della risacca e usato come luogo di alaggio per le barche. Tra l'imbucatura del porto, la peschiera e il Pozzillo sono distribuite 3 bitte intagliate direttamente nel tufo e usate dai romani, e tuttora, per ormeggiare le navi. Il porto, grazie alla sua felice collocazione, veniva a costituire il cardine dello sfruttamento residenziale di Ventotene, incentrato nella fronte orientale dell'isola. Thank you.
questa isola era meravigliosa, ma aveva un solo problema, che non c'aveva l'acqua, non c'era. Come hai detto bene tu, non ci sono sorgenti d'acqua dolce, quindi con enormi cisterne raccoglievano l'acqua piovana e la spedivano con una serie di canali. La spedivano un po' dappertutto, la spedivano lì alla peschiera. Immaginate che qua venivano pure a prendere l'acqua al porto, a rifornirsi il di porto acqua. C'era proprio una condotta d'acqua che arrivava giù al porto. E perché? Le barche, qualsiasi nave che arrivava qua, veniva qua per ringraziarsi l'imperatore, quindi portava merce da ogni parte del Mediterraneo. Ogni ben di Dio. Però l'unica cosa che ricaricava era l'acqua. Certo. Una condotta d'acqua dolce arrivava lassù, vedete? Dove sta quell'edificio? Quella lì adesso, oggi come oggi, è il cimitero. 2000 anni fa era l'acropoli, ossia era proprio il paese. Il primo nome di Ventotene. Pandoteira. 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 I greci che vivevano laggiù a Ischia, no? Che si chiamava Pitecusa, sì, che era la più grande colonia della Magna Grecia in Italia, diedero il nome a quest'isola di Pandoteira, che significa colei che dà. L'isola di Ventotene costituisce la parte affiorante di uno strato vulcano sottomarino che si suppone abbia una base di 300 km quadrati e un'altezza intorno ai 700 metri dal fondo del mare. L'isola è completamente costituita da depositi vulcanici e scarsi depositi sedimentari costali. Gianmarco, mi racconti perché questa roccia ha tutti questi colori? Come vi dicevo, Ventotene nasce in realtà come un gigantesco enorme vulcano, no? Piano piano, dal tufo, com'era il porto e com'è Punta Eolo, vedrai l'effetto tiramisù. La sequenza stratigrafica può essere eseguita lungo quasi tutta la costa, grazie al taglio naturale presente sulle falesie. L'immersione dei depositi vulcanici è est-nord-est, quindi nella zona sud le unità inferiori giacciono sotto il livello del mare. Sono strati sedimentari e ogni strato sono aree geologiche diverse. Qua un geologo potrebbe leggere l'età anagrafica. E qua si inizia a intravedere la vera natura di Ventotene, vedete? Questa roccia nera, il basalto, quindi è lava raffreddata velocemente. La leggenda vuole che le sirene alloggiassero qui, sull'isola di Ventotene, tra cale anfratti nascosti dalla costa e la memoria lontana degli incontri di Ulisse. Un viaggio, insomma, tra mito e storia. Allora Gianmarco, questa isola viene chiamata l'isola delle sirene. Da più di 5.000 anni, no? Dall'epoca delle leggende, qualsiasi marinaio fa rotta su quest'isola, è qua che faceva l'incontro con le famigerate donne metà uomo e metà uccello, metà uomo e metà pesce, chi lo sa com'erano, in realtà pure quella è leggenda, no? E dovete sapere che qua nidifica la Berta Maggiore. Immaginate questi uomini con una barca di 30 metri, arrivavano qua e cozzavano contro una scogliera. E quando tu affondavi, a quell'epoca, sentivi pure il lamento delle donne. Solamente delle donne, altro non è che arriviamo nelle berte, le berte maggiori che nidificano lungo le pareti verticali di quest'isola. Invece questa grotta? Questa, cara Mara, è la grotta del mostro marino. Forse non ne ha mai contenuti dei mostri marini, ma è proprio lei stessa il mostro marino. Perché qua, quando ci sono delle onde gigantesche, arrivano da Bolzano, arrivano da laggiù, no? Le più grandi d'inverno tappano la bocca della grotta. L'aria che sta dentro viene pressata, fino a un certo punto esplode con un fragore, un tuono, fa rombare tutta questa baia, no? Che si sente ruggito gigantesco, no? Vedete tutti questi buchi nella roccia? Guarda qua, queste grotte appunto che ci perseguitano un po' da Calapostina. Sai che cosa sono, Mara? Che sono? Che sono? Queste qua sono tombe. Qua è la zona delle necropoli. I primi a seppellire i morti da questa versante dell'isola furono i greci. In epoca medievale, Pandataria, il cui nome era nel frattempo mutato in Pantatera e poi in Ventatere, passando per Bentilem, appellativo utilizzato dai pirati arabi, conobbe un nuovo declino. Solo con l'arrivo dei Borboni si crearono i presupposti per un secondo processo di urbanizzazione dell'isola. Il borgo attorno al porto romano, la chiesa di Santa Candida, le rampe che salgono dal porto verso Piazza della Chiesa, il maestoso carcere di Santo Stefano, sono tra i più importanti lasciti di età borbonica presenti a Ventotene, il cui attuale nome, dopo molte altre mutazioni, si affermò solo nel XX secolo. Gianmarco, finalmente siamo arrivati invece all'isola di Santo Stefano. Santo Stefano nasce proprio il famoso e famigerato carcere di Santo Stefano, diciamo il primo carcere al mondo costruito per dare una pena psicofisica. Lì dentro chi veniva rinchiuso erano i nemici del sistema dell'epoca, quindi stiamo parlando della fine del 1700, regno borbonico e poi regno d'Italia.
La prigione fu fatta costruire dal re di Napoli Ferdinando IV ed i lavori furono ultimati il 26 settembre del 1795. Ci puoi parlare dei qualcuno, qualche personaggio? Sì, sì. Beh, il primo a morire là dentro, diciamo, di rilevanza fu Gaetano Bresci, l'anarchico che uccise re Umberto I, che finì proprio i suoi giorni qua dentro. E durò poco perché, insomma, da quando che è stato portato qua passarono più di un mese che poi lo trovarono morto in cella e il corpo non fu più ritrovato perché... È un mistero, rimane un mistero dell'isola, secondo te? Sì, perché te... questo mare qua davanti era infestato di squali. Chi veniva fatto fuori qua a Santo Stefano e morivano come le mosche, ve lo assicuro. Non è che veniva fatto un funerale, fatto, diciamo, sotterraneo. Spariva nelle acque. Spariva nelle acque circostanti del mare. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa, qua ricetta cacci cirinella. Durante il periodo fascista, precisamente dal 1941 al 1943, sull'isola furono confinati numerosi antifascisti di tutte le tendenze, nonché persone considerate non gradite al regime. Tra gli altri, Sandro Pertini, Luigi Longo, Umberto Terracini, Pietro Secchia, Eugenio Colorini, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi. Possiamo vedere il tipo di costruzione del carcere, dove effettivamente è stato per punire psicologicamente le persone che qui venivano a scontare una pena, che poi venivano vendati, perciò loro non erano a conoscenza dei posti che stavano... Per arrivare. Se vediamo quelle finestre là, praticamente ci dà l'apparienza che guardano sull'isola, ma non è proprio così, perché queste finestre erano fatte a forma... Bocca di lupo. Bocca di lupo. Avevano soltanto la luce del sole, perciò loro non potevano vedere al di fuori dell'isola. È fatto proprio a forma d'anfiteatro, no? Questa è l'isola. E questo qua è il carcere, vedi questo occhiello? Si erge all'interno di questo spiazzale, si erge una torre. Da questa torre, poche guardie riuscivano a tenere sotto controllo quasi 1000 persone, cioè chiunque stava all'interno, custodito dentro la cella, come alzava gli occhi, vedeva sopra la torre, vedeva la croce. Quindi il potere spirituale e temporale doveva stare 24 ore su 24 sopra i condannati. Quando alla fine le sorpassarono e ormai né voce più di sirena udivamo né canto, in fretta la cera si tolsero i miei fedeli compagni.